Buongiorno a tutti, oggi vi voglio parlare di un'applicazione molto simpatica e comoda. L'applicazione in questione si chiama Prof Reminder, eccola qua, ci clicchiamo sopra. È gratuita, dopo averla installata e già attiva, vi trovate con questi tre profili all'interno. Ah, intanto questa applicazione cosa serve? Prof Reminder serve semplicemente a tenere una lista delle varie chiamate, dei vari messaggi che ci possono raggiungere in giornata e noi magari non li vediamo in quel momento perché siamo magari a fare una doccia, a fare un giro con il cane, al lavoro, a fare altre cose e perdiamo le varie chiamate. Però Reminder ci tiene traccia di tutto ciò. Quindi dopo averla scaricata e installata nel vostro smartphone Android, ve la trovate già bella attiva. Quindi per attivarlo o disattivarla col tastino sopra, eccolo qua, quello rosso, si spegne o si riaccende la chiamata, il programma, anzi scusate. Vedete qua i tre profili, giorno chiamate, giorno SMS e notte. Proviamo a duplicare un profilo per fare un due prove sulle varie opzioni che ci sono all'interno di questa applicazione. Intanto è in italiano e questa è già una cosa molto importante. Allora, proviamo a cliccare sopra, tenere tappato, ecco qua, duplica, duplichiamo il nostro profilo, eccolo qua. Ora lo editiamo un momentino per vedere, dargli un nome un po' più simpatico, eccolo qua, Enjoy Phone Blog.it spazio prova. Eccolo qua. Bene, ci ritroviamo queste sezioni. La sezione prima è la base con gli eventi, quegli eventi che ci avvisa delle chiamate perse, degli SMS non letti, degli MMS. Si può, vedete, ignorare le chiamate brevi e anche questo è molto interessante perché una chiamata da 0,5 secondi non verrà visualizzata sul dispositivo. Qui si può aumentare o diminuire il tempo. Torniamo indietro, qui ci sono i limiti, la durata, già che questo è giorno, sarà dalle 8 del mattino alle 23, ma si può cambiare tutto, si può cambiare l'orario, vedete, si può cambiare le varie giornate, lunedì, mercoledì, venerdì si possono arrivare, quindi funzionerà solo negli altri giorni, quelli in verde. Si può filtrare i contatti, anche questo è molto importante, il filtro dei contatti, perché è come un po' l'applicazione Blacklist, diciamo che in questo momento il filtro è disabilitato, ma si possono abilitare i due filtri, il bianco e il nero, per filtrare le varie chiamate in ingresso. E questo è molto interessante perché si può anche nascondere, ad esempio, i numeri privati, e questa è una cosa molto bella. Ecco qua. Poi la batteria, quindi questo programma funzionerà finché la batteria è al 10%. Quando cala la batteria, questa applicazione si stopperà in automatico. Il livello si può modificare. Torniamo indietro, mettiamo la suoneria. Anche qua si può completare l'azione con i vari programmi che uno ha all'interno del cellulare. Qui ci sono tutte le varie suonerie e ognuno può chiaramente cambiare, sostituire e fare quello che un po' vuole. Ecco qua, annulla. Modo della vibrazione, anche qua breve, lungo, 2x3, personalizzare. Il modo del flash, tanti cellulari non hanno il LED, gli avvisi del LED, si può usare il flash del cellulare, questa è una cosa molto importante. Il LED, il colore del LED si può personalizzarlo, eccolo qua. Vedete, si può cambiare le varie opzioni. Le frequenze, i ritardi, le notifiche, ecco qua le varie notifiche. Quindi è un programma veramente ben fatto in italiano, facile da usare, basta fare un due prove, ma non è niente di difficile. Torniamo indietro, ecco qua, proviamo a cancellare il nostro profilo di prova, a spegnere di nuovo il nostro programmino e un grandissimo saluto a tutti gli utenti da parte dello staff di Enjoy Phone Blog.